Italia insieme ai carbonari. Solo che fino ad oggi nei libri di scuola conosciamo i carbonari, ma nelle giardiniere non si sa nulla. La Commissione pari opportunità ha voluto proprio per questo incominciare a raccontare le storie di tante donne, e quindi della Puglia, delle donne che hanno generato un cambiamento. Il simbolo della locandina che voi vedete in questo qui è il simbolo che le giardiniere facevano per riconoscersi. Le giardiniere si riunivano nei giardini, quindi anche questa è una cosa molto bella delle donne, non sottoterra nelle carbonaie, ma nei giardini, e facevano questo gesto circolare sul petto per riconoscersi, perché anche loro avevano problemi con la giustizia, con la polizia, molte di loro sono state arrestate e mandate al confine, e anche di queste sono storie che noi non conosciamo. Per questo la Commissione pari opportunità della Regione Puglia ha voluto prendere spunto da una storia dimenticata di donne e parlare delle donne della Puglia. Le tante donne della Puglia che molto spesso nel silenzio, con grandi difficoltà, però con enorme dedizione, hanno generato dei cambiamenti. I cambiamenti noi li abbiamo voluti immaginare di qualsiasi tipo, che possono essere cambiamenti nella scuola, possono essere cambiamenti nel lavoro, nella vita, nelle aziende, e quindi incominciare a parlare, premiarle, premiarle, ma nello stesso tempo incominciare a raccontare le loro storie. In questo momento ci sono le donne che noi abbiamo individuato, ma la cosa più importante, oltre a questa giornata di scambio di conoscenza, sarà un piccolo opuscolo che incominceremo a scrivere, in cui saranno scritte le biografie di queste donne, e questo opuscolo incomincerà a girare. La volontà profonda di questo premio è quello di parlare di noi e far sì che le donne siano di nuovo e realmente protagoniste, perché nei fatti lo siamo, però molti non lo sanno. Bene, ovviamente la parte inferiore è tutto realizzato in ferro, da un mastro ferraio artigiano della provincia di Lecce. Ovviamente il simbolo inferiore è quello che vedete richiamato anche nella locandina. È il gesto che facevano queste donne quando si incontravano nei giardini pubblici per riconoscersi. La parte superiore abbiamo voluto saldarla insieme ad una farfalla, perché ovviamente è quello che noi vogliamo comunicare attraverso questo premio, è il sogno delle donne nella loro storia. Già il dio greco del sogno, Ipnos, aveva ali di farfalla. Per cui quello che noi vogliamo provare a esprimere è l'innovazione con la tradizione, il gesto rituale e simbolico delle giardiniere accompagnato dall'ideologia, da una voglia di andare oltre, di prendere questo significato storico, di renderlo attuale e di proiettarlo nel futuro. Grazie. Una discussione che si manca. Per la provincia di Foggia noi lo assegniamo agli Amasi, che ha saputo trasformare i percorsi scolastici di apprendimento in una straordinaria esperienza, oltre i limiti tradizionalmente assegnati al rapporto docente-discente. L'IA ci offre e ci dà una eredità ineludibile ed indelebile nella memoria, una presenza per noi ancora preziosa per le sue accese illuminazioni, un dono di saperi e pratiche che ci regala ogni volta a piene mani. Non si faccia sentire responsabile. Lei va della violenza, dovrebbe no, non lo so. Allora, congratulazioni, grazie a lei. Sono stigata, quasi quasi mi verrebbe dire che è troppo. Grazie. Grazie. Premiare Etta Ragusa. La motivazione è per la non violenza, il pacifismo, l'ecologia, il rispetto per la legalità come valore sociale e politico, il civismo etico spesso accompagnato da una sana indignazione e il senso di responsabilità come dovere personale, sociale e politico. Sono questi i valori che hanno ispirato le sue tante iniziative e nei quali di volta in volta si sono riconosciute tante persone che si sono avvicinate a lei e l'hanno sostenuta. A questi valori bisogna aggiungerne il coraggio di sperare che il cambiamento è possibile se si coltiva la pianta della responsabilità. Speranza e responsabilità che hanno conferito lungimiranza ad ogni azione. Grazie.
privato da circa 25 anni, al servizio della GESCI, accompagnato nella crescita centinaia di giovani e giovanissimi, e da circa 8 anni è impegnato in modo attivo nella cooperazione internazionale. Antonietta promuove iniziative di sensibilizzazione e informazioni sui temi dell'intercultura e sviluppa strategie di contatto, occasioni di conoscenza tra concittadini nativi e migranti. Con la rete solidale Da Sud a Sud ha avviato progettualità a sostegno della realtà di giovani migranti presenti nel territorio. In Kenya Antonietta ha avviato il progetto di borse di studio per ragazzi della baraccopoli di Kogoroko a Nairobi, con forme di sostegno fattivo all'istruzione di numerosi giovani. L'adesione ad un concetto di cittadinanza terrestre che sta realizzando anche attraverso la creazione di un villaggio solidale in Africa su un terreno da poco acquistato, è riuscita a creare e a realizzare processi di promozione della cultura della pace, della solidarietà e del rispetto dell'ambiente nelle giovani generazioni italiane ed africane. Grazie. Porti questo premio. Per Bari abbiamo deciso di premiare Ivana Pantaleo, perché lei, devo dire, che rappresenta un po' il nostro futuro, quello che può essere un'idea imprenditoriale proiettata in un futuro. Ivana lavora nel campo della moda, ma perché riesce a rendere la moda non solo uno sfoggio di stile e di originalità nel vestito, ma riesce a mettere nella moda anche un significato più profondo. Nella prima collezione della sua linea ha utilizzato, per rispetto della nostra salute, tessuti biologici prodotti in Italia e la seta non violenta, che cioè non prevede l'uccisione del baco, prodotto in India secondo i principi di Gandhi, da donne che lavorano a telaio a mano nel pieno rispetto di se stesse e della natura circostante. Le colorazioni dei tessuti sono ecologiche e completamente naturali, ma anche grazie all'assenza di sostanze tossiche nei tessuti è possibile fruire dei benefici del colore secondo i principi della cromoterapia. L'utilizzo di aromi che siano da stimolo per i sensi, ma che possano portare anch'essi benefici a chi indossa questi abiti secondo l'aromaterapia. La lavorazione sartoriale dei capi inoltre impreziosisce il prodotto perché si è mantenuta la tradizione del fatto in Italia e il valore alto del lavoro manuale ed artigianale. Un gioco divertente ma serio e utile che parte da una collezione donna, perché proprio la donna comincia a proporre questa consapevolezza ai propri figli e ai cari che intorno, perché in qualità di donna lei sa che la rivoluzione della nostra società e la sua rinascita può partire dalle nostre intuizioni e dalla nostra forza, perché attraverso la moda e l'arte possono essere veicolati principi umani, perché l'attività creativa e la sacralità della donna si può manifestare in modo concreto per tutti. Grazie. Poi mi dici quando la posso, no? La posso sfilata, certo. Pensa anche agli uomini, non solo ai uomini. Pensa a una bella linea di camice da uomo. Di seta non violenta. Tra l'altro la farfalla è veramente. La casualità non esiste, però insomma il bacco che non muore diventa, esatto, farfalla, quindi è veramente tutto, prezioso. Tutto si trova, una fortuna.